ponte più lungo della ciclovia adriatica che realizza la Regione Marche. I cantieri sono in opera, questo tra Marotta, Mondolfo e Sinigaglia. La Regione Marche con la Giunta Acquaroli investe realmente nelle infrastrutture che fanno sì che città, territori e province possano entrare in comunicazione, togliendo dalla strada statale 16 biciclette, mettendo in sicurezza i pedoni, ma rappresentano anche un volano straordinario per l'economia dei nostri territori. Dicevamo che quello dove siamo oggi vengono montati i conci del ponte, quindi siamo quasi alla fine del cantiere, rappresenta il ponte più lungo, ma rappresenta anche un'opera d'arte nelle opere d'arte che stiamo realizzando lungo la ciclovia adriatica, che con la giunta Acquaroli si concluderà perché, oltre agli investimenti che abbiamo realizzato e stiamo realizzando sui ponti, che sono le opere più complesse della ciclovia adriatica, realizzeremo anche i chilometri mancanti della ciclovia adriatica, sia in provincia di Pesaro Urbino che in quella d'Ancona, che proprio in questi giorni vedranno poi partire i cantieri in provincia di Fermo, proprio per i tratti di ciclovia adriatica mancanti. Per fine anno avremo questo ponte ciclopedonale. Stiamo collaborando molto bene con i comuni che devono realizzare invece la pista ciclopedonale di collegamento dei loro territori con il ponte. Ma siamo molto ottimisti anche su questo perché i sindaci ci stanno mettendo le loro energie. Per questo ringrazio le amministrazioni comunali di Marotta Mondolfo e l'amministrazione comunale di Senigallia, perché quando gli abbiamo chiesto di essere sul pezzo hanno risposto affermativamente e stanno collaborando con la Regione perché si possa completare la ciclovia adriatica. È un'opera estremamente importante, soprattutto per il turismo, perché questo è un grande passo per una ciclovia che è già presente nei due comuni, ma che fondamentalmente rappresenta una cesura, quindi praticamente un collegamento che è estremamente vitale per poter promuovere appunto i nostri territori. Per quanto riguarda Senigallia, c'è già la progettualità per una continuazione almeno fino alle piramidi e poi progetteremo per poterlo continuare fino a quello che è il porto di Senigallia. Questi anni come amministrazione comunale stiamo lavorando molto sulla riqualificazione del lungomare, abbiamo investito molto per migliorare la zona mare della città e sicuramente questo ponte, il ponte ciclopedonale sul Cesano, che è un sogno che diventerà realtà per la nostra comunità, sarà un'infrastruttura fondamentale, un ulteriore tassello per migliorare il nostro territorio. In più collegherà due città importanti, collegherà due province, la provincia di Pesaro Urbino e la provincia di Ancona, e il ponte collegherà soprattutto le persone.